Cari amici Telebari, ben ritrovati a Tempi Supplementari, il programma che riporta la radio in televisione, il programma che festeggia la sua 100ª puntata. Volevamo festeggiarla in maniera particolare, diversa, e ci facciamo fare gli auguri, sapete da chi? Da Nanni Moretti, videotema! Questo è un metro, vedi? Sì. 100 centimetri. 100 centimetri. Oggi è tuo compleanno, auguri. Grazie. Però è parecchio che non fai un film. Dai, sono successe cose più importanti, sì, è nato Pietro. Sì, 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 però cerca di stringere. Quanti anni è che vuoi vivere? 70, 75? 80. 80, ok, no, tolgo 20 e questo 80. Oggi compi 44 anni, quindi sì, devo andare giù fino a qua. Ecco, guarda, questo è quello che resta. Auguri, comunque. Come? Ma no, 80, che stupido! Che senso ha 80? Volevo dire 95. 95 anni volevo dire, mi ha preso in contropiede. 80 meno 44. 80 meno 44. Nanni Moretti nel film Aprile, ci siamo fatti fare gli auguri così per questa 100ª. E vogliamo anche noi essere oggi un pochino ottimisti, non come quel Nanni Moretti che abbassa l'asticella ad 80, e vogliamo parlare di un'iniziativa bellissima che dà ottimismo a noi. Diamo il benvenuto ad un amico, diamo il benvenuto a Marco Berri, conduttore di Lucignolo. Benvenuto Marco! Ciao Alvise, buonasera, come va? Tutto bene? Sì. Marco, tutto bene, ormai tanti siamo auguri, vestiti bene. 100 anni, ma sei un vecchio ormai. Centesima puntata, tu sai benissimo che in una realtà televisiva regionale è un grande passo, è una grande conquista e quindi siamo felici. Sì, dopo Moretti però mi viene spontanea la domanda, a quante puntate vuoi arrivare? Noi puntiamo almeno a 1000, siamo ottimisti. Ah. No? Marco, e soprattutto noi puntiamo ad aumentare il numero dei mattoni. Sì. Perché dico sì. Questo? Perché Marco Berri, oltre ad essere un personaggio televisivo molto noto, è un personaggio che ha un grande cuore. Lui mi dirà, tutti Granata, tutti i torinisti hanno un grande cuore. Ci rimane solo più quello. E lui, insieme ad alcuni amici un po' matti, come li ama definire lui, di Torino, ha dato vita ad una splendida iniziativa. E noi nella 100ª puntata ne vogliamo parlare. Speriamo sia bene augurante. C'è un ospedale in Somaliland, in via di costruzione, e tutti quanti noi possiamo contribuire con il mattone della speranza per aiutare questo piccolo, grande ospedale pediatrico a curare tanti bambini. Ma guarda, sì, in realtà l'ospedale, poi la struttura abbiamo finito di costruirla e da praticamente un anno a questa parte abbiamo visitato più di 18.000 bambini. Quello che raccontiamo è che quell'ospedale deve essere sostenuto perché noi curiamo i bambini, li visitiamo con dei medici italiani che aiutano e insegnano a nuovi medici somali del Somaliland che cosa vuol dire fare il medico, e quindi insegnano loro una professione. E, per sostenere questo ospedale abbiamo inventato il certificato di proprietà di ogni mattone. Quell'ospedale è diviso in 53.334 mattoni, ci siamo inventati il certificato numerato di ogni mattone e in ricordo di quell'ospedale, l'idea di con 10 euro di potersi acquistare un pezzettino piccolo di quell'ospedale, noi abbiamo numerato questi piccoli certificati e li vendiamo. Che cosa vuol dire? Che con 10 euro ci aiutano a sostenere l'ospedale, ci aiutano a farlo andare avanti, ci aiutano a curare i bambini, a restituire la speranza in un paese dove la speranza di vivere è bassissima. È il più alto tasso di mortalità infantile al mondo, muoiono 250 bambini ogni 1000 prima dei 5 anni per problemi di dissenteria, infiammazione respiratoria. Ora, questo piccolo ospedale di 1600 metri quadrati è una speranza, è un punto di riferimento, perché è gratuito, perché abbiamo la possibilità di fare la differenza in un paese dove la differenza è fondamentale.
Marco, tu sai, Marco, tu sai che noi abbiamo acquistato come tempi supplementari un mattone simbolico, poi a titolo personale è un altro discorso, ma oggi c'è un'altra sorpresa positiva che riguarda me e te. Un noto vignettista, Ivano Codina, che salutiamo e ringraziamo, un fumettista milanese di Gorgonzola, provincia di Milano, che tra l'altro ha collaborato anche con Topolino, con Tex e con tantissimi altri fumetti, ci ha disegnato, Marco, me e te all'interno di questa vignetta. E allora abbiamo deciso... Dopo Topolino si è dato all'horror. Esatto, disegnando me e te, tu sei lì che giochi con dei mattoni, io sono lì vicino, è una vignetta veramente molto carina. Allora mi è venuta un'idea, mettiamola all'asta tramite tempi supplementari, base di partenza 10 euro, il ricavato verrà devoluto interamente, porterò il bonifico qui con il numero di CRO, che è il numero identificativo di ogni singolo bonifico, e daremo tutto il ricavato in cambio di questa vignetta naturalmente all'ospedale in Somaliland, che tu insieme a quella gabbia bella di Matti, lasciamelo dire, stai contribuendo a costruire. Beh, guarda, intanto io grazie a questa persona. Io dico sempre che le cose si fanno in gruppo, si fanno insieme, da soli è difficilissimo fare delle cose, ma in tanti si possono fare delle cose importanti. E io penso sempre che ognuno fa un pezzettino e quel pezzettino è sommato ad altri pezzettini, fanno delle cose belle, come quella di riuscire a guarire tanti bambini. Io ti ringrazio tantissimo, guarda, ti dico subito che sono il primo a offrire... La base d'asta naturalmente è 10 euro, andiamo di 10 euro... Io offro 100 euro, me la porto a casa se nessuno la vuole, però mi fai sapere quanto arriva e io però i primi 100 euro li offro io. Allora, partiamo da questa base d'asta, 100 euro, io rilancio già 110, mi porto un attimo in vantaggio. Va bene. Allora... Alviso, un abbraccio grande. Grazie a Marco Berri. Ricordiamo che in sovraimpressione c'è il numero di IBAN sul quale si possono effettuare le donazioni. Un piccolo gesto. Comunque, puoi andare a guardare sul sito possono vedere le foto dell'ospedale, cioè che cosa stiamo facendo. È bello, insomma, è www.marcoberriolus.org e lì ci sono le foto, è emozionante, insomma, sì. Un piccolo gesto, un grande sorriso. Grazie Marco. Grazie Alviso, un abbraccio a tutti. Buon compleanno. Grazie. Ciao. Ringraziamo Marco Berri, ci ha fatto anche lui gli auguri per questa 100ª primavera. Torniamo subito dopo la pubblicità.